Benvenuti nella terza puntata della serie How to Triple This Base. Con questo video andiamo a vedere altre due basi comuni. Vamos! Partiamo da questo villo che si vede in giro davvero da tanto tanto tempo, ma si continua davvero ad incontrare spesso. Noi l'abbiamo incontrato a Lega Leggenda, lo abbiamo attaccato di Queen Walk ibrido, minatori e domatori, ma premetto che si trissa davvero con tante combo differenti sia di terra che di aria. Ma passiamo all'analisi del villaggio, andiamo a cercare delle falle in questo villo. La prima cosa che andiamo a studiare è il posizionamento del castello e della regione. Qui li abbiamo molto vicini, è una cosa importante da sottolineare. Il castello è molto esterno, quindi si può stanare e questo ci consentirebbe di eliminare il castello lontano da tante difese e quindi eliminarlo senza troppi problemi. Un'altra falla di questo villaggio è il posizionamento delle mura, perché come possiamo vedere sulle due torri dello stregone. In questo settore e in questo settore le mura sono aperte. Questo canale che vi vado a sottolineare con la matita è sostanzialmente tutto aperto dalle mura, quindi anche gli attacchi da terra con Yeti e guaritrici qui potrebbero funzionare molto molto bene. Andiamo ad attaccarlo quindi di Queen Walk ibrido. Partiamo con una Queen Walk ad eliminare il castello, è il primo obiettivo da raggiungere con questo tipo di attacchi. Walkiamo quindi da ore 9 proprio davanti al re. In genere in questo tipo di villaggi su quei settori all'angolo molto spesso troviamo tante tante trappole, sia tesle sia scheletri che delle bombe, quindi state molto attenti a walkare sui punti sensibili, perché questo molti villi hanno delle tesle farm o comunque dei villaggi abbastanza scomodi da andare a walkare, quindi fate molta attenzione, cercate di stanare le trappole prima di iniziare con Queen Walk. Come? Utilizzando ovviamente qualche mongolfiera davanti a Queen Walk. Piazziamo la regina quindi davanti al re. Siamo costretti quindi ad infuriarla subito, altrimenti ci dovremmo utilizzare l'abilità, ma è meglio utilizzare una furia e conservare l'abilità. Walkiamo quindi fino ad eliminare il castello, la regina, qui la walkata avviene davvero senza troppi problemi. Dobbiamo walkare. Dopo aver eliminato il castello, anche cercando magari di entrare fino al TH con la Queen Walk, ma non è obiettivo fondamentale quello di andare a prendere il TH con la regina. Una volta walkato da ore 9, la regina potrebbe o girare verso ore 12 o potrebbe girare verso ore 6. Dobbiamo attendere il momento in cui la regina sicuramente si direzionerà verso nord o verso sud, in maniera tale che poi andremo a creare un secondo funnel per l'attacco ibrido in terza fase. Come lo creiamo? Lo creiamo con il re e con un maghello. In questo caso, sul nostro attacco, una volta eliminato questo settore di villaggio con la Queen Walk, la regina si direzionerà verso ore 6 e il canale quindi lo creiamo da ore 6. Ma se la regina fosse andata verso ore 12, non ci cambiava assolutamente nulla, perché il secondo funnel lo andremo a schierare a ore 12, in maniera tale da sfruttare comunque sempre questo canale di ingresso con l'attacco ibrido. In questo caso, quindi abbiamo detto che la regina andrà verso ore 6, il re ci andrà a fare questo percorso di qua, mentre utilizziamo anche la principessa Royale per andarci a prendere queste difese. Andiamo a stringere ancora di più
il canale d'ingresso con minatori e domatori. Ovviamente utilizziamo il sorvegliante insieme all'attacco ibrido. In questo caso, visto che la regina non ci ha preso il TH, utilizziamo il dirigibile e ci assicuriamo di arrivare sul TH utilizzando l'abilità del sorvegliante. Questo ci assicura ovviamente la seconda stella. Ma andiamo a vedere l'esecuzione dell'attacco. Queen Walk, ci aiutiamo anche con un baby drago per stanare altre possibili trappole. Primo super spaccamuro ci stana il castello, andiamolo ad eliminare senza troppi problemi. In questo caso ci sono solo un paio di torri arcieri che ci targettano la queen, quindi basta davvero una veleno. Subito dopo il castello incontriamo la queen in difesa, andiamo quindi a infuriare la Queen Walk e proseguiamo con il nostro cammino. In questo attacco noi abbiamo due super spaccamuro che ci sono serviti per aprire questa linea di mura, ma se non avete super spacca poco male, perché comunque con due super spaccamuro sono 16 di spazio, potreste portare 8 spaccamuro normali che, andando a sfruttare le furie della Queen Walk, andrete comunque ad aprire quel punto di villaggio, quel punto di mura. A questo punto, come possiamo vedere, la regina, come detto, ci si direziona verso ore 6 e quindi andiamo a creare il funnel da ore 6. Se fosse andata da ore 12, avremmo messo il re a ore 12. Campionessa, sorvegliante, macchina d'assedio. Una volta entrati con l'attacco ibrido, troviamo subito lo scatter, ecco che dobbiamo andare a piazzare quindi una cura immediatamente, abilità del sorvegliante sulla macchina d'assedio, ci garantiamo la seconda stella con il nostro castello, attacco ibrido che prosegue verso quel funnel che vi avevo indicato poco fa. Manca un po' di clean alla fine che vi consiglio sempre di conservare per la fase finale di pulizia, altrimenti rischiate un time fail. In questo caso due maghi sono bastati per il clean up, il resto lo faranno ovviamente gli eroi e le guaritrici che, rimaste in vita, danno continuità sia all'attacco ibrido che appunto agli eroi. Piazzate bene le cure, osservate una buona tempistica e il Tris arriverà. Ed ecco il nostro secondo villaggio, la nostra seconda base comune che andremo a tristellare. Partiamo con l'analisi del villaggio. Anche in questo villo, come vediamo, troviamo sia il castello che la regina facilmente attaccabili con Queen Walk. Anche questa è una tripla di Queen Walk ibrida. Per quanto riguarda l'analisi del villaggio, è un villo molto largo, quindi si può walkare senza troppi problemi e anche in questo caso abbiamo un settore di villaggio chiuso dalle mura. Prima fase, Queen Walk da ore 12 con obiettivo ovviamente castello e regina. Una volta eliminato castello e regina, dobbiamo attendere di vedere anche in questo caso dove si direziona la regina per poi creare un secondo funnel, in questo caso con il re e la caserma aprendo la strada, a questo secondo funnel, in maniera tale che poi minatori e domatori possano entrare all'interno del villaggio. In questo caso, in questo villo, la regina è andata verso ore 9, quindi andiamo a utilizzare la caserma a ore 9 più il nostro re, un super spaccamuro per aprire la nostra prima linea di mura in maniera tale da andare a prendere tutti questi edifici molto esterni con caserma e re. Cosa succede? Che la regina continua a walkare, ci elimina tutto questo settore di villaggio. L'attacco della regina continua a girare, perché non andremo ad entrare con la Queen Walk fino al TH, ma eliminando tutti quindi questi edifici, andando a schierare minatori e domatori da ore 10 a ore 11, ovviamente non possono far altro che entrare e andare all'interno del settore del TH.
Questo è il plan. Ovviamente dovremo seguire con le solite cure, ovviamente dovremo solitamente infuriare la Queen quando necessita. Anche in questo caso abbiamo due super spaccamuro, ma ci serve solamente aprire su due punti di villaggio. In questo caso ne basta uno a ore 12 per far entrare la Queen Walk, entriamo senza troppi problemi, walkiamo con le giuste tempistiche, specie delle furie per quanto riguarda la Queen Walk, le solite mongolfiere a proteggere le guaritrici dalla Queen. Andiamo a stare nel castello con un domatore, escono tre Ice Golem, andiamo a piazzare quindi la veleno. A breve incontreremo quindi anche la Queen. Dovremo ovviamente infuriare la Queen Walk. Altra mongolfiera a tastare il settore di Villo all'interno alla prima linea di mura. Proprio quella mongolfiera credo che andrà a stanare qualche altra trappola. Una volta eliminata anche la Queen in difesa e preso un buon valore perché abbiamo già svuotato tutto questo angolo. A questo punto la regina si andrà a direzionare verso ore 9. Partiamo quindi con Caserma e il nostro re, in maniera tale da prendere tutto questo settore di villaggio. Ovviamente, poi, una volta creato questo secondo funnel, minatori e domatori tutti verso il TH. Laterale all'attacco ibrido utilizzeremo ovviamente anche in questo caso la campionessa Royale, in maniera tale che proprio spingiamo all'interno del villaggio. La gelo, andiamo a prendere lo scatter che, come detto anche poco fa, è la difesa più temibile con l'attacco ibrido. Geliamo un paio di volte, furia più cura, abilità del sorvegliante. Andiamo a prenderci quindi il TH. Seguiamo l'attacco ibrido che non può che continuare a girare. Secondo questo funnel, le guaritrici sono rimaste in vita. Anche in questo caso abbiamo tre maghi per il clean up. Piazzate bene le cure, piazzate bene tutte le tempistiche, sia di pozioni che di truppe. Non ci rimane che attendere la pulizia del villaggio. Credo che sia un attacco molto semplice da eseguire, anche se la Queen fosse andata verso ore 3 non ci spostava nulla anche in questo caso, perché avremmo schierato la caserma ed il re a ore 3 e quindi avremmo proseguito con questo secondo funnel e avremmo schierato minatori e domatori a ore 2, a ore 3. Abbiamo atteso la Queen Walk, la Queen andava verso ore 9, settate bene il funnel per minatori e domatori e poi sparate tutto verso l'interno del villaggio. Arrivati dunque a fine video, spero che questo terzo episodio di How to Triple This Base vi piaccia e vi sia utile per quando incontrerete queste due basi molto molto comuni. Non dimenticatevi di inserire il code Creator Vamos e di entrare all'interno del nostro nuovo server Discord, il link trovate in descrizione. Seguiteci anche sui nostri social, una buona continuazione di visione, sempre su questo canale. Vamos!